ben ritrovati, sono stata assente perché ho festeggiato, diciamo, la Pasqua andando in vacanza da una camera all'altra. Ho messo una tenda di qua, una roulotte di là e quindi me la sono cavata. Allora, poi aprirò l'uovo di Pasqua con voi perché non l'ho ancora mangiato, non l'ho ancora aperto. Allora, stranamente stasera vorrei trattare un argomento che nessuno tratta. Allora, aspettate che saluto l'America. Ciao. Allora, quindi si tratta del coronavirus. Non ne parla nessuno, quindi ne parlerò io. Ecco. Allora, vorrei essere un attimino seria stasera. Lo so che è difficile, per voi vedermi in queste vesti, però. Così. Allora, questo single per una notte, direi che lo posso anche togliere. Ok? Allora, è un argomento un po' spinoso, difficile da trattare. Ne parlano tutti e mi sono detta, ma perché no? Perché non ne parlo un po' anche io? Allora, scusate, il ciuffo ribelle. Allora, in realtà è veramente una situazione drammatica e questo lo sappiamo, no? Allora, io volevo fare un po' il punto sulla situazione del laboratorio di Wuhan. Allora, nella mia ignoranza, diciamo, a parte che poi l'unico esame universitario che ho dato, e poi vi farò vedere il mio libretto universitario che però ce l'ho in campagna, è l'esame di epidemiologia. Comunque, questo non ci interessa. Allora, io volevo porre un po' l'accento sul laboratorio di Wuhan, da dove pare sia partito il tutto. Allora, io mi dico, quando si lavora in un'azienda, in una fabbrica, in un negozio, insomma, in un posto, chiaramente le persone sono conosciute, sono, dire numerate è una brutta parola, però sono comunque persone che si sa che ci lavora lì, ecco, brevemente. Per cui, ora io non so il numero delle persone che lavoravano lì, eccetera, ma questo non ha importanza. Però io dico, queste persone tra loro si conoscevano e quindi ritengo che un ricercatore, uno scienziato faccia la vita anche piuttosto regolare. Cioè, voglio dire, avranno avuto tutti delle famiglie, dei figli, che ne so, la fidanzata, delle amanti, qualunque cosa. E quindi queste persone non so come hanno fatto ad infettare il mondo. Secondo me, ecco, io ho questo dubbio. Ora, vediamo il numero delle persone che lavoravano e che lavorano tuttora in questo laboratorio. Non è che queste persone che devono portare a casa lo stipendio come tutti di qualsiasi lavoro facciano, qualsiasi sito sociale, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, possono aver preso un tot aerei e infettato il mondo, ecco, questo mi permetto di dire. Io vi dico la mia idea, ecco, la mia, visto che ognuno dice la sua qua, ecco. Forse ci sono state delle persone preposte a svolgere, diciamo, un'attività di merchandising, diciamo, no? O comunque io una volta davo anche i volantini, no? Nel senso, uno dei miei 8.000 lavori svolti in gioventù. Quindi, non lo so, ecco, vorrei chiarire questa cosa, perché chiarirmi soprattutto dentro di me questa cosa, perché qua non stiamo parlando veramente di pidocchi, che ok, io i pidocchi voglio fare la stronza, mi stanno sulle palle quelli che sono in quel locale e vado e che ne so, abbraccio tutti e i pidocchi saltano dalla mia testa all'altra, no? Ecco, cioè, ecco, direi che sarei veramente. Mi fa molto dubitare su quello che ci dicono, ci raccontano, ci
una manovra epidemiologica, diciamo, di tipo, come ai tempi si diceva, siamo bombaroli, no? Ecco, io grazie a Dio non lo sono, e non lo sono mai stata. Avevo delle amicizie che poi alla fine, cioè, sono finite quel tipo di discorso e va bene, ok, i miei tempi erano abbastanza caldi. Io sono del 1971, per cui ho partecipato anche a delle lotte, diciamo, di tipo politico, piuttosto che anche quello che era la corrente femminista dei miei tempi. Ma vabbè, non andiamo a raccontare la mia vita. Quindi, torniamo sul pezzo. Allora, il discorso è questo. Cioè, il laboratorio, ok, avrà quindi dei nomi, cognomi, per noi sono incomprensibili ovviamente, però diciamo nomi e cognomi di persone che lavorano all'interno di quel laboratorio. Quindi queste persone avranno delle vite private, torno a dire, da famiglia, quello che era. Per cui non è che queste persone, cioè voglio dire, se uno in un'azienda ha non so, un malanno un po' più grave, purtroppo un tumore, una situazione del genere, non è che in azienda non si sappia. Ecco, voglio dire, quindi a quel punto questi che lavoravano, che lavorano, ora non lo so se sono tutti morti o meno, spariti, non si sa bene, cioè avranno avuto anche paura per le loro famiglie, per le loro fidanzate, per i loro figli. Cioè, è qua che io vorrei capire qualcosa di più. E gente che sta dal mattino alla sera in laboratorio, cioè non ha veramente, secondo me, una vita come può avere, che ne so, uno che gira il mondo perché ha un tipo di professione di un certo livello, eccetera, eccetera. Cioè, sono scienziati, persone laureate, d'accordo, ma questo, se devi lavorare lì, in quel posto, in quel laboratorio, starai lì dentro, cioè non prenderai e andrai in giro così. Che ne so, io, con la mia ignoranza, non mi fa capire come abbia potuto divulgarsi così in tutto il mondo questo virus. Ecco, io, se avete delle vostre risposte, magari me le scrivete, così almeno mi chiarisco anch'io. Perché ripeto, qui si tratta di morte, si tratta di malattie che comunque questo maledetto coronavirus e Covid-19, insomma, queste robe qua che piace anche il nome, ma non piace in effetti l'effetto. Allora, questo maledetto, comunque se lo becchi, cioè magari ti crea problemi al fegato, allo stomaco, a, che ne so, alla bile, piuttosto che al pancreas, piuttosto che, cioè a me girano le balle, cioè girano le balle, penso che anche a voi, cioè le balle io non ce l'ho, però voglio dire, mi gira tutto quello che può girarmi, no? Quindi, a questo punto, la mia idea è che qualcuno, più di una persona, sia stata preposta a, e mi fermo qui. In ogni caso, speriamo di uscirne vivi, non contagiati, a tornare a volerci bene, ad amarci, a fare l'amore, perché comunque qua lo shock psicologico è tanto. Io parto dai bambini, io sono mamma, quindi voglio dire, i bambini hanno veramente una vita segnata da questo non abbracciare la tua amichetta, non fare quello, non fare. Cioè, bambini, oggi io non vorrei essere bimba, no, in questo contesto. E quelli più giovani, gli adolescenti, piuttosto che anche loro, è già una vita spezzata. Spezzata, psicologicamente spezzata, perché cioè, il fatto di non poter fare, diciamo, amicizia, quelle belle serate che grazie a Dio ho vissuto tutto, tutto, tutto e più di tutto, nelle pizzerie, nei locali, nelle discoteche, tutto quello che era casciara, dico la roba, no? Comunque, tutto quello che era divertimento, che era, cioè, oggi viene privato, cioè, viene privato il DNA della vita, del divertimento. Quindi, idealmente, purtroppo, prenderei il primo aereo, andrei a Wuhan e farei
come si dice. Comunque, ragioniamo su queste cose, perché poi alla fine le cose vere non si sanno mai, non si sanno mai, è meglio non saperle, ma qui, gente, cioè, non lo so, ecco. E vi ringrazio e buona cena a tutti.